La scuola di specializzazione che dirigo è la scuola di specializzazione di gerontologia e geriatria, ovvero la medicina dell'anziano. È una disciplina relativamente nuova che ha trovato i suoi albori nel secondo dopoguerra ed è progressivamente ha cercato di affrancarsi come disciplina autonoma dalle altre specialità, in particolare dalla medicina interna. Come tutte le novità ha qualche limite e uno dei limiti principali è che non è sufficientemente conosciuta come disciplina autonoma, ma anche offre delle grosse opportunità, perché oggi la popolazione sta rapidamente invecchiando, la scienza che si occupa della popolazione che invecchia è una scienza assolutamente nuova, che offre moltissime possibilità di ricerca. Si pensi che oggi più di 30 riviste scientifiche internazionali parlano di geriatria e offre anche la possibilità di fare un percorso estremamente articolato, molto complesso e molto stimolante che adesso i miei specializzandi vi illustreranno. Con l'invecchiamento della popolazione è in aumento il numero di pazienti fragili, complessi e delle sindromi geriatriche in generale. La geriatria nasce proprio con l'obiettivo di studiare la complessità. Alcuni la definiscono la scienza della complessità. Il nostro obiettivo è quello di stimare le riserve biologiche dell'individuo mediante l'utilizzo di una serie di strumenti standardizzati in letteratura e a partire da questo dato definire il percorso di cura del paziente. Questo, a mio avviso, è una delle competenze più importanti che il geriatra deve apprendere e da questo punto di vista la scuola di geriatria di Bicocca offre una formazione di elevato livello. La nostra specialità ci permette di vedere il ruolo del geriatra sia in ambito ospedaliero che territoriale, toccando in prima persona l'importanza della presa in carico del paziente complesso e della sua famiglia dall'ingresso fino alla definizione del setting di dimissione. La nostra attività formativa si svolge per la maggior parte presso l'IRCCS San Gerardo di Monza, dove frequentiamo il reparto di geriatria con 32 posti letto, l'ortogeriatria, l'ambulatorio cardiogeriatria, psicogeriatria e generale geriatrico e in fase di sviluppo abbiamo l'osservazione breve intensiva geriatrica in pronto soccorso. Per brevi periodi esploriamo anche altri reparti, pneumologia, nefrologia, cardiologia e l'ultimo anno di formazione ci permette anche una breve esperienza in pronto soccorso. Tutti questi mesi in ospedale vengono alternati a mesi in attività territoriale. Questa si sviluppa su diversi setting, residenziale, RSA, paese ritrovato che vi cito come primo villaggio in Italia dedicato alle persone con demenza, quindi anche con sindrome di Alzheimer, l'ambito riabilitativo presso l'Istituto Geriatrico Golgi Redelli di Milano e la Clinica Zucchi di Carate e infine l'ambito di cure palliative, sia come hospice che come cure domiciliari. Tutte queste diverse attività ci permettono di costruire l'immagine, il profilo del geriatra che vorremmo essere e ci offrono anche una visione sul nostro futuro lavorativo. La scuola si caratterizza per una intensa attività di ricerca con partner nazionali e internazionali come l'Istituto Karolinska di Stoccolma e con la possibilità anche di fare un'esperienza all'estero a Barcellona. In particolare gli specializzandi sono stimolati a produrre abstract e manoscritti che vengono sottomessi a riviste nazionali ed internazionali presentati ai congressi. Infine, per gli specializzandi interessati c'è la possibilità di partecipare al corso di statistica e di epidemiologia che viene promosso dalla Società Italiana di Geriatria e Gerontologia. Infine concludo dicendo che come scuola siamo partner del gruppo GRETA, gruppo di ricerca in ecografia toracica nell'anziano. Abbiamo a disposizione il reparto una serie di ecografi che utilizziamo routinariamente per fare diagnosi precoce e monitorare clinicamente i pazienti. Quindi con molto impegno c'è anche la possibilità di apprendere questa metodica.